Leonardo Gori, un 3-0 pesante in un periodo che vi vedeva, diciamo così, in grande ascesa, poi c'è stato questo stop di Forte dei Marmi. Mi sembra che dal punto di vista psicologico l'abbiate subito un po' troppo questo stop, perché l'inizio soprattutto della zona difensiva, della parte difensiva, è stato disastroso. Sì, abbiamo approcciato male la gara, anche se nel primo tempo ci siamo rifatti, perché poi comunque la Massese è una grande squadra, insomma, non è costruita sicuramente per salvarsi come noi. Noi siamo una squadra che dobbiamo rimanere umili, abbiamo fatto tanto perché comunque ci siamo risollevati, abbiamo fatto dei buoni risultati. Siamo entrati male quei 5-10 minuti e poi ci hanno punito, perché appunto da dei grandi giocatori come alla Massese ci si poteva aspettare. Bisognava approcciare meglio la gara sicuramente. A mio modo di vedere un ottimo Serrotti dal punto di vista della mobilità, un po' meno dal punto di vista dell'incisività. Vangi è partito dalla panchina, poi è entrato, però non ha inciso, diciamo, in maniera decisiva sulla gara. Per quanto riguarda Serro, a noi certamente è un giocatore importantissimo e quindi mettendolo a servizio della squadra come tutti può fare veramente bene. E per quanto riguarda Gabriele Vangi, non è facile entrare in queste partite, ma anche lui ha dato l'anima e quindi non gli si può dire niente, insomma, dal punto di vista dell'approccio e dell'atteggiamento. Voi siete, diciamo così, invischiati nella lotta per non retrocedere. Cosa pensi per il futuro, per questo finale di campionato per la tua squadra? Io credo che dobbiamo lavorare sodo e non pensare agli altri, ma pensare a noi stessi. Quindi testa bassa, lavorare, e per le potenzialità che abbiamo possiamo tranquillamente fare bene. Poi vediamo, basta lavorare, testa bassa e credere in noi. L'obiettivo è la salvezza, certo. Con i play-out? Sì, sì, certo, l'obiettivo è la salvezza. Poi se con o senza play-out dovrà stare a noi farli, appunto, fare punti. Ti ringrazio. Grazie a lui.